Bentrovati gentili telespettatori di Cilento Channel, una nuova puntata di Cilento Focus, che è il programma di approfondimento di Cilento Channel su temi di attualità nel nostro territorio. Oggi con noi c'è Giovanni Petrizzo, che è stata vittima del Covid-19. Eccolo qui, buonasera Giovanni. Un caro saluto a tutti. E dicevo, Giovanni Petrizzo, vittima del Covid-19, in inverno purtroppo è rimasto contagiato, e oggi parleremo proprio di questa malattia per capire, ecco, quelle che sono state le conseguenze, ma soprattutto anche gli strascichi che si porta dietro. Lo faremo per dare una mano, per dare dei consigli, grazie al suo contributo, a chi attualmente appunto purtroppo vive in una situazione disagiata. Con noi c'è anche Raffaella Giaccio, vediamo se riesco a inquadrarla, eccola. Bentrovati qui. Ai telespettatori di Cilento Channel, ciao Gianni e benvenuto a Giovanni Petrizzo. Ecco, grazie Raffaella, grazie anche a te per essere qui con noi e approfondire questo argomento. Ne approfitto per ricordare le vittime che abbiamo avuto soprattutto ad Agropoli, nel nostro territorio, partendo dall'amico Alfonso Migliorino, da mio zio Domenico Petrizzo e da Antonio Agresta, che hanno lasciato la nostra comunità assolutamente in un dispiacere enorme, e li salutiamo, ecco, da queste frequenze, sperando che le frequenze di Cilento Channel, il nostro ricordo, possa arrivare a loro e magari ci guardano da lassù. Allora, partiamo dunque da Raffaella Giaccio, che è pronta per fare una domanda da subito a Giovanni. Sì Gianni, allora io innanzitutto vorrei ringraziare Giovanni per aver accettato il mio invito in questo programma. Ne abbiamo parlato più volte tra di noi, di voler dare un messaggio alla comunità, ai tanti che magari ascolteranno questa sua intervista, perché no, ai cittadini che in questo momento purtroppo stanno vivendo un momento delicato, perché contagiati appunto dal coronavirus. Un male che in questo periodo ci sta attanagliando, ma che Giovanni, grazie alla sua fede, innanzitutto alla sua famiglia, è riuscito insomma a superare. Oggi Giovanni sta bene, è guarito insieme ai suoi familiari, ma vogliamo nel dettaglio insomma andare un po' nel personale di quello che ha vissuto appunto Giovanni insieme a sua moglie e a suo figlio, che poi sono risultati anche loro positivi al Covid-19. Ovviamente in tutta questa storia Gianni ha ricordato Domenico Petrizzo, il papà di Giovanni, che anche egli insomma si contagiò al coronavirus, ma che non è morto per coronavirus, ma per altre patologie pregresse. Giovanni, allora iniziamo da 8 mesi fa, da quando appunto tutto ebbe inizio con il lockdown, perché c'era questa pandemia che stava dilagando in tutto il mondo. Che cosa è successo? Riepiloghiamo velocemente per ricordare un attimino anche ai nostri telespettatori quella che è stata la tua esperienza. Per prima cosa vorrei ringraziare voi dell'opportunità. E ho deciso di accettare l'invito per il semplice motivo che ritengo che l'esperienza vissuta sulla propria pelle possa essere di aiuto e di conforto a tante persone che in questo momento magari stanno vivendo una situazione di difficoltà, di timore, di angoscia rispetto a questa realtà del coronavirus, perché soprattutto è una realtà ancora adesso sconosciuta. Quindi vorrei prima di tutto dare un messaggio di speranza e di ottimismo, perché con l'aiuto delle persone e con diciamo così, la tenacia, il non arrendersi, il non volersi abbattere, sicuramente si può uscire da questa situazione anche di malattia e ritornare alla propria vita, magari con un approccio anche differente. 8 mesi fa è successo che ci stavamo preparando anche con i miei collaboratori della mia azienda a chiudere,
si era saputo del primo caso in zona a Vallo della Lucania e già da allora il lavoro era sceso di molto. Dopodiché c'è stato il caso ad Agropoli e in quel momento, diciamo così, il lavoro è sceso ancora di meno. A livello nazionale si cominciava già a paventare l'opportunità e l'eventualità di una chiusura generalizzata. Eravamo nei giorni in cui si poteva lavorare fino alle 18 e considerato che il lavoro era sceso molto nei primi 10 giorni di marzo, tant'è vero che io non frequentavo più i miei soliti, diciamo così, fornitori, tipo il mercato ortofrutticolo di Capaccio, non ci sono andato, non sono andato al cash a prendere ciò che mi serviva per l'attività, ma stavamo dando, diciamo così, dando fondi utilizzando le derrate alimentari che avevamo già in deposito. Avevamo deciso insieme ai miei collaboratori, anche perché si cominciava a parlare del fatto che ci sarebbero stati degli ammortizzatori sociali anche per i dipendenti, e quindi avevamo deciso di chiudere, ecco. E avremmo chiuso indipendentemente dal fatto che ci fosse stata questa chiusura generalizzata che viene chiamata lockdown, diciamo così. Quindi abbiamo chiuso. Papà, io accudivo papà perché abitavamo vicino, e quindi, diciamo così, il mio pensiero principale per cercare di tenerlo al riparo da eventuali pericoli. Diciamo che noi abbiamo chiuso il 12 definitivamente, abbiamo fatto la nostra mezza giornata, abbiamo chiuso e poi siamo stati a casa. Ecco, questo è. In sostanza, è successo che il giorno 15 io ho accusato un leggero mal di testa. Non gli ho dato peso, però su pressione di mia moglie ho chiamato il medico di famiglia, ho raccontato quello che era successo, cioè semplicemente un po' di mal di testa. E il medico di famiglia, in base a quelli che erano i protocolli, le indicazioni, le direttive dell'epoca, mi ha detto: se non hai avuto la febbre. Io dico: guarda, sono 3 anni che non ho la febbre da quando ho cominciato a fare il vaccino antinfluenzale. E lui mi ha detto: guarda, stai tranquillo, non ti preoccupare perché il sintomo è la febbre. E quindi mi sono tranquillo. Io già ero tranquillo, veramente. Era mia moglie Monica che si preoccupava di più. E il mal di testa mi è passato. Un paio di giorni dopo ho accusato, diciamo così, come dei dolori muscolari. Allo stesso modo non ci ho fatto caso perché lo attribuivo che cosa? Al rilassamento che avevo fatto in quel periodo, diciamo così, dopo dei ritmi forsennati anche di 18 ore al giorno di lavoro e accudire papà e cose di questo genere, mi ero completamente rilassato, avevo fatto 2 o 3 giorni, non mi vergogno a dirlo, completamente stravaccato sul divano, quindi, per cercare di recuperare. Quindi attribuivo quei dolori muscolari al fatto che non stavo facendo niente. Comunque, sempre su pressione di mia moglie. Stavolta invece di chiamare il medico di famiglia ho chiamato un caro amico medico in ospedale e gli ho raccontato e lui mi ha detto: ma hai avuto oppure hai la febbre? E dico: no, ti ripeto pure a te, sono 3 anni che io, grazie al cielo, non ho la febbre da quando ho cominciato a fare il vaccino antinfluenzale. E quindi mi sono nuovamente tranquillizzato, così come tutta la mia famiglia. E infatti poi questi dolori sono andati via. Dopodiché è accaduto che papà ha avuto un po' di febbre, diciamo così, intorno al 20-22 di marzo, adesso non ricordo bene, però anche a lui è passata subito, però papà la febbre ce l'aveva spesso perché aveva, diciamo così, anche dei livelli di infezione talvolta dovuti alle sue patologie. E così, diciamo così, siamo andati avanti. Ci siamo cominciati a preoccupare quando verso fine mese mia moglie ha cominciato ad avere dei sintomi abbastanza, diciamo così, evidenti come la febbre e la tosse. Però mia moglie nel frattempo stava già, diciamo così, proprio per estrema cautela, già si era messa in una sorta di autoisolamento, tant'è vero che dormiva da sola in camera. Io infatti, come ho sempre fatto negli ultimi anni, la maggior parte del tempo dormivo sul divano per stare un po' più sveglio per nel caso mio padre avesse bisogno di qualche cosa, ma in realtà non avevamo dato nessun peso neanche a questa cosa qua, perché comunque Monica è un soggetto allergico, quindi non gli avevamo dato tanto peso. Dopodiché, diciamo così, io ho portato papà, non è stato bene,
Ho chiamato un'ambulanza, l'ho portato in ospedale a Sapri. Dopodiché a Sapri hanno fatto il triage pre-Covid, gli hanno fatto un torace, hanno misurato la febbre e lo hanno ricoverato proprio perché secondo quelli che erano I protocolli, i certo. protocolli e i parametri di allora, papà poteva entrare in ospedale. Ci tengo a precisare che in tutte queste vicende che sono capitate, io ho sempre mantenuto mascherina, distanze di sicurezza, cioè tutto quello che ci veniva detto dalla televisione, noi l'abbiamo fatto in famiglia. Ci tengo a precisare che mia moglie e i miei figli non uscivano di casa già diciamo così, intorno al 10 marzo, cose di questo genere. E mia moglie in questo periodo è uscita solo una volta di casa per andare a fare la spesa in un supermercato, dopodiché sono stati sempre a casa. Allo stesso modo io sono uscito di casa esclusivamente per andare in farmacia, talvolta anche 2 volte al giorno per prendere i medicinali per mio padre. E sempre passando per la strada della farmacia, talvolta mi sono fermato a prendere il giornale a mamma e a prendere il pane. Questo è stato il mio itinerario, tant'è vero che è stato semplicissimo ricostruire la mia catena di contatti. Per quanto riguarda le perplessità che sono emerse spesso riguardo ai 67 contatti che sono emersi dalla mia catena, la soluzione e la risposta è molto più banale di quella che può sembrare. Non sono miei contatti praticamente, ma erano i contatti in ospedale in cui è stato papà. Quindi, dal punto di vista pratico, erano i contatti del personale ospedaliero, diciamo così, nei 2 ospedali dove mio padre è stato presente. Ma non erano miei contatti personali. Tant'è vero che, grazie al cielo, cioè dai miei 67 contatti non sono uscite persone positive, proprio perché sono state mantenute le distanze di sicurezza, la mascherina e tutto quello che era opportuno fare. Diciamo che quando mia moglie è stata, diciamo così, ha accusato i sintomi un pochettino più forti, io addirittura ho chiamato l'ambulanza. Ho chiamato l'ambulanza che è venuta a casa, l'ambulanza Covid, e ha visitato mia moglie, non ha ritenuto che mia moglie dovesse essere ricoverata, ci ha tranquillizzato. E quando gli abbiamo chiesto se io dovesse, cioè se io e il resto della famiglia dovevamo prendere delle precauzioni particolari, dovevamo darci che so, delle limitazioni. Cioè abbiamo, come si usa dire, abbiamo chiesto le istruzioni per l'uso Scusa Giovanni se ti praticamente. interrompo, ma avevate già fatto il tampone in No, quella occasione? assolutamente Ok, quindi ancora non c'era assolutamente stata no. stato l'accertamento della positività, No, nonostante l'ambulanza Covid sia venuta a è casa. venuta a casa, ma è venuta a casa su mia insistenza. È venuta a casa su mia insistenza. È venuta a casa, ha visitato mia moglie, diciamo così, sommariamente, mi è stato chiesto se con la tachipirina la febbre scendeva e praticamente ci ha tranquillizzato il medico del 118 Covid dicendo che se proprio volevamo prendere una precauzione dovevamo fare stare mia moglie separata in una camera diversa e possibilmente che potesse usare dei servizi igienici separati rispetto a quelli degli altri della famiglia, ma lo stavamo già facendo, ma non perché avessimo qualche sospetto, e questa è la cosa che ci tengo a sottolineare, non avevamo alcun sospetto, perché non c'erano le condizioni per avere sospetti e la precauzione era dovuta al fatto che volevamo più che altro cautelare mio padre e mia madre, che erano due soggetti, diciamo così, con diverse patologie e quindi ci tenevamo più a cautelare loro piuttosto che noi. E quando poi il dottore del 118 Covid ci ha, diciamo così, definitivamente rasserenato, cioè noi non abbiamo visto alcuna, diciamo così, necessità di fare altre cose se non quelle che stavamo facendo già, cioè rimanere a casa, uscire per il minimo indispensabile e cose di questo genere. Tra le altre cose, io avevo portato papà in ospedale a Sapri, perché papà molto probabilmente nell'ultima decina di marzo ha avuto l'ennesima ischemia cerebrale. E l'ho portato là per un motivo molto semplice, perché c'era già stato l'anno precedente. E quindi conoscevano già la sua storia clinica,
e ritenevo che Vallo non fosse in quel momento un presidio adatto alle esigenze di papà, anche tenendo conto del fatto che diciamo così, c'erano stati dei casi di Covid e c'era anche la tenda, se non ricordo male, del Pre-triage, sì. pre-triage Covid. E quindi ho ritenuto più opportuno portarlo a Sapri. E quindi noi ci eravamo tranquillizzati, tant'è vero che papà il lunedì poi è tornato a casa e il lunedì io ho chiamato il medico di mia moglie, tra le altre cose è stato veramente sempre disponibile, ha risposto almeno con un messaggio anche di notte, anche il sabato, anche la domenica, e di questo realmente devo fare un plauso perché effettivamente ha tenuto fede a quello che è il giuramento di Ippocrate, è stato sempre disponibile. E quindi Monica, diciamo così, già stava bene il lunedì successivo, benino, diciamo, non aveva più quei sintomi che aveva accusato il sabato, e ho chiesto al medico di mia moglie di fare il tampone. E lui mi ha spiegato che in quel periodo era abbastanza complicato avere un tampone, tant'è vero che lui mi diceva, se ricordo bene, che aveva prenotato dei tamponi e da 15 giorni ancora non erano stati effettuati. Io ho insistito un pochettino perché dico: guarda, noi ci vogliamo togliere definitivamente, diciamo così, questa angoscia che abbiamo addosso per capire, perché io sono tranquillo e sicuro perché non ho sintomi io, anche gli altri in famiglia non avevano i sintomi, solo mia moglie c'aveva appunto aveva avuto questa febbre e questa tosse, e quindi guarda, vogliamo stare tranquilli e sereni anche per cautelare, diciamo così, i miei genitori che sono in queste condizioni. In realtà il medico mi ha detto: guarda, Giova, io ti metto in fila, però io non posso dirti quando vengono a farti il tampone. E io gli ho detto: guarda, comunque noi già stiamo in casa per i fatti nostri. E mia moglie sta relativamente bene, meglio, molto meglio rispetto all'altro ieri. Mettiamoci in fila, mettiamoci in coda e aspettiamo questo tampone. Così questo tampone ci è stato fatto, se non ricordo male, il giovedì successivo. Diciamo Alla così, richiesta. sì, il giovedì successivo alla richiesta, in serata praticamente. E Praticamente in siamo arrivati serata, ai primi di ai aprile, primi di giusto? aprile siamo arrivati. E l'esito ci è stato dato nella tarda serata del venerdì successivo. Quindi abbastanza Con immediato tutto, rispetto invece agli esiti che sì. si registrano oggi a distanza di 8 mesi. Tieni presente che là ci è crollato il mondo addosso praticamente. Perché nessuno si aspettava una cosa del genere, la positività di mia moglie. Anche perché mia moglie era la persona che, diciamo così, praticamente era sigillata in casa, tranne quel giorno al supermercato, era sigillata in casa praticamente dal 10 marzo, 9 marzo, cose di questo genere. Quindi è falso che abbia partecipato alla distribuzione dei generi alimentari della Caritas, è falso che mia moglie sia una catechista, sono false tante cose in realtà. Di questo poi ne approfondiremo, Però anche questo altro aspetto, insomma, lo approfondiremo poi in diciamo seguito. che chiaramente dopo la positività di mia moglie è stato previsto il tampone anche per me, per la mia famiglia e per mia madre e per mio padre. Nel frattempo praticamente papà è rimasto senza assistenza perché era solo in casa insieme con mamma e quindi non ci potevamo vedere, non potevamo andare di là. L'infermiere anche, diciamo così, non è potuto più venire ad accudirlo. E il tampone a me e ai miei familiari, praticamente, se non ricordo male, è stato fatto la domenica successiva al venerdì in cui è stato detto della positività di mia moglie, e ci è stato comunicato il lunedì, in mattinata se non ricordo male. Perdonate, diciamo così, se ho qualche vuoto di memoria, ma diciamo la mia mente per difendersi da alcuni eventi abbastanza complicati tende a cancellare un pochettino tutto. Proprio per difendersi, diciamo per non impazzire, ecco, diciamo, mettiamolo in questo modo qua. E nel momento in cui abbiamo saputo della nostra positività, là effettivamente si è fatta dura, perché io ho dovuto prendere la decisione di chiamare il 118 per far ricoverare mio padre.
con una vicenda che ha dell'assurdo e del paradossale rispetto alle modalità in cui, con le quali papà è stato portato in ospedale. Non, diciamo così, mio figlio è stato riscontrato anche lui positivo. Sono rimasti fuori dalla positività praticamente mia moglie, cioè mia figlia e mia madre. E questo serve anche per dimostrare della stranezza di questo tipo di contagio. Perché praticamente io sono stato a contatto con mio padre, con mia figlia e con mia mamma allo stesso modo. Praticamente mia madre e mia figlia, grazie al cielo, ne sono rimaste fuori. Mia figlia, che tra le altre cose ha accudito molto di più mia moglie quando ha avuto quei sintomi che non sapevamo fossero da contagio Covid, anche lei è rimasta completamente indenne, grazie a Dio. Scusami E Giovanni, ti sì. sei dato una spiegazione in merito a questo, perché poi tu sei una persona che approfondisce spesso una serie di tematiche, ecco, diciamo così, e lo fai anche bene perché hai una cultura Io non indifferente, te lo una dico. spiegazione dal punto di vista scientifica non me la sono data per un semplice motivo. Anche gli scienziati, io diciamo che ho diviso gli scienziati e i ricercatori in due categorie. Cioè io li chiamo la scienza del silenzio e la scienza da palcoscenico. Perché ho avuto modo di approfondire, diciamo così, qualche cosa a livello personale. E ho capito che ci sono delle differenze, differenze che sono dovute a che cosa? Alla completa novità di questo contagio, di questa malattia. Cioè, chi ancora oggi dice di aver capito la chiave di volta, le motivazioni e tutto il resto, ritengo che non sia onesto intellettualmente, prima di tutto con se stesso, perché non è così. E quindi io una spiegazione scientifica chiaramente non me la posso fare, faccio tutto un altro mestiere. Quello che posso dire è che dovrebbe guidarci la prudenza, ecco. Io, grazie al cielo, sono stato abbastanza prudente e meticoloso. È vero che, diciamo così, alla fine sono rimasto contagiato con la mia famiglia, ma al di fuori dell'ambito familiare, diciamo, per fortuna, grazie al cielo, visto che sono un credente, non è capitato niente a nessuno, anche se, diciamo così, ho sofferto molto delle difficoltà che ho causato alle persone che, tra altre cose, si erano rese iperdisponibili per aiutarmi nella condizione di mio padre. E credo che anche ancora oggi non si capisca molto del virus e del contagio, tant'è vero che non abbiamo ancora una terapia specifica efficace per questa malattia, figuriamoci poi un eventuale vaccino. Ad oggi io ancora non sono riuscito a capire, io sono stato accusato anche del fatto che mi fossi visto con il mio carissimo amico Alfonso e cose di questo genere, non è assolutamente vero, tant'è vero che io ancora oggi non sono riuscito a capire dove mi sono contagiato praticamente. Oggi poco conta perché i mesi sono passati, in quel momento poteva essere un fatto importante, però nonostante io abbia ricostruito per filo e per segno tutti i miei spostamenti, che poi erano abbastanza semplici da ricostruire, io ancora adesso non sono riuscito a capire dove mi sono contagiato. Ecco, di quel periodo, Giovanni, che un po' ti ha segnato, visto che tanti hanno puntato anche il dito contro di te, contro la tua famiglia, lo abbiamo potuto, insomma, vedere anche dalla stampa che, insomma, ha realizzato dei servizi, dei articoli di giornale, insomma, dove c'erano delle foto che ritraevano appunto la vita privata del tuo papà e quindi di zio Mimì. Ecco, come hai affrontato questa situazione? C'è da dire anche che ci sono state tantissime persone che comunque ti hanno Certamente. sostenuto, ti hanno voluto bene, ti vogliono bene, insomma, sia a te che ai tuoi familiari, ma ecco, quanto conta in questa situazione l'essere additato come un untore, come una persona che sia la causa di un contagio, di un'epidemia di contagio in città? Guarda, una delle cose che mi è pesato di più in questa vicenda è
che però ho avvertito anche come responsabilità il dover mettere la mia vita in quel momento in piazza, alla mercé di tutti quanti. Tant'è vero che feci un comunicato che ha letto Gianni, che ricordo bene, voleva farmi parlare, diciamo così, in video e cose del genere. E insieme poi decidemmo che forse sarebbe stato più opportuno un comunicato, perché magari in quel momento di burrasca qualcuno poteva anche interpretare in maniera sbagliata quel La mio tua comunicato. testimonianza, certo. Tant'è vero che no, anche quel comunicato qualcuno ha avuto a che dire. In realtà con quel comunicato le acque un pochettino si sono calmate, si sono rasserenate. Devo dire sinceramente che oltre alla marea di persone che mi hanno contattato, chiamato, mandato un messaggio di solidarietà, di vicinanza, devo dire anche che molti che avevano puntato il dito hanno avuto a loro volta quell'onestà e quell'umiltà di chiamarmi e di dirmi scusa perché effettivamente non sapevamo come stavano andando le cose e come erano andate le cose. E io mi rendo conto perché quando c'è la paura dovuta a un qualche cosa che non si conosce, no, mi rendo conto che le reazioni possono essere scomposte. E proprio per quello feci quel comunicato. Proprio per rasserenare gli animi, per dire guardate, è successo in questo modo qua, quindi qualsiasi persona dica altro sta mentendo. Tant'è vero, io poi successivamente ho fatto anche delle segnalazioni, diciamo così, ai carabinieri, segnalando quei casi veramente su cui non si poteva, diciamo così, passare oltre. In realtà l'ho fatto neanche tanto per me, ma per che cosa? Per cercare di creare un precedente, perché io credo che anche successivamente altre persone sono state additate, forse grazie al cielo non come è capitato a me, che sono stato messo proprio alla Alla rogna, gogna. all'indice, come un Diciamo delinquente. che tu sei il tuo caso è avvenuto proprio all'inizio, Sì. ecco, di questa brutta situazione. Dunque, ora ci siamo un po' più abituati, direi, Sì. perché lo vediamo anche dai social, anche se continuano incessantemente ad esserci ecco, dei messaggi anche in chat, in diversi gruppi, non proprio piacevoli per le persone che purtroppo vivono, hanno vissuto e stanno Cioè, quello che vivendo mi questa lascia condizione. perplesso, Raffaella, è che ancora oggi qualcuno ritiene di poter essere indenne ed immune da questa realtà. Magari fosse così. In realtà, come è capitato a me e tante altre persone di non essere riusciti nemmeno a capire come è avvenuto il contagio, questo può capitare a tutto, proprio per la particolare del virus, che è un virus aereo, ha delle specificità molto particolari. Adesso non sto qua a spiegare cosa significa virus aereo, però diciamo così che senza le dovute precauzioni tutti possono essere contagiati. No, secondo me forse è meglio che lo specifichiamo, Giovanni, perché così magari si può capire anche che probabilmente una persona può contagiarsi tranquillamente toccando un oggetto in ferro, magari anche in metropolitano, oppure che ne so, quando va a prendere il treno, o semplicemente in città. Cioè, è davvero molto semplice. Se, per questo viene consigliato spesso il lavaggio delle mani, perché ovviamente noi le mani le portiamo al viso, agli occhi, alla bocca e possiamo tranquillamente contagiarci se effettivamente il virus è ancora vivo su quella superficie. Quindi io sono ancora. Abbiamo terminato da parecchio le dirette dove c'erano magari tantissimi miei sfoghi, mi scuso anche con i telespettatori a distanza di tempo, ma ecco, come dice Giovanni, la paura davvero alle volte fa brutti scherzi e quindi si cercava di il più possibile di comunicare, di stare attenti. Ma ancora oggi dobbiamo farlo, anzi, a maggior ragione perché siamo nella seconda ondata, siamo nella terza fase, quella ancora più brutta perché lo vediamo dai bollettini regionali che ogni giorno ci vengono forniti, che i numeri salgono in maniera davvero elevata, anche se abbiamo un grande numero di asintomatici, però probabilmente quelli sono le persone che preoccupano di più perché appunto sono asintomatiche, non hanno sintomi e dunque possono contagiare con più facilità. Diciamo che il virus cosiddetto aereo, chiedo scusa agli esperti del settore se utilizzerò dei termini impropri, però per
Per farmi capire, il virus aereo sta a significare che nel momento in cui io non utilizzo la mascherina e passo anche in una strada, in determinate condizioni, diciamo così, ambientali, il virus può persistere nell'aria per un po' di tempo. E se per caso successivamente passa una persona a sua volta senza il dispositivo di protezione, c'è la probabilità che questa persona resti contagiata. Questo significa virus aereo. Infatti, Tendenzialmente. scusami Giovanni, ti interrompo perché proprio l'altra sera in una trasmissione televisiva, mi sembra Porta a Porta da Vespa, ho appreso che tre senatori, tre insomma, parlamentari sono rimasti contagiati in una riunione, in una commissione, nonostante usassero le mascherine. Probabilmente nella sala che diceva insomma, la persona che è intervenuta in merito, diceva che nonostante la sala fosse ampia, nonostante tutti indossassero le mascherine, sono rimasti in tre contagiati, figurati, quindi ecco appunto, il virus è aereo e anche nonostante insomma, l'uso della mascherina, se magari non ci sono delle via d'uscita, no? Proprio all'aria aperta, magari perché il locale non è areggiato e alla fine si rischia il contagio, no? Ma diciamo che una delle tesi oramai che è diventata patrimonio comune, diciamo così, almeno questa dico io, è quella che la vera pericolosità del virus è proprio quella dell'alta contagiosità. È il vero pericolo di questo virus, che effettivamente ha un alto grado di contagiosità. Ma per il resto voglio dire che tornando a quello che stavamo dicendo prima, che sono rimasto abbastanza perplesso rispetto ad alcuni vostri colleghi o sedicenti colleghi, diciamo così, perché non c'è stato un minimo di prudenza e tantomeno dal punto di vista della deontologia professionale di giornalista, accertare se le notizie che hanno riportato corrispondessero al vero oppure no. Questo credo che non sia accettabile, ma non nei miei confronti, non sia accettabile soprattutto verso la professione che ognuno di noi fa. Esistono delle regole, dei principi ai quali ognuno dovrebbe attenersi nell'ambito della propria professione. Leggere su alcuni siti, su alcuni giornali, su alcuni profili, diciamo così, di Facebook, delle informazioni buttate là senza neppure verificarle, chiedere alla fonte cosa fosse successo, nonostante io a qualcuno abbia dato anche il mio numero di telefono quando ho letto il post su Facebook dicendo chiamami, ti spiego com'è andata e non sono stato mai contattato, penso che sono cose che si possano evitare. Perché poi alla fine non ci si rende conto di una cosa, alla base di tutto ci sono sempre delle persone. Qualsiasi cosa accade, c'è sempre una dimensione umana e relazionale, di affetti, di persone care, di sensibilità e di saper vivere, diciamo così, che bisognerebbe rispettare. L'approccio che io ho avuto rispetto a queste cose è stato abbastanza complicato perché mi sono trovato in una situazione che io spesso ho definito parlando con le persone che mi hanno chiamato, pure con i miei familiari, abbiamo vissuto una tempesta perfetta, cioè qualunque cosa io avessi fatto in quel frangente avrebbe provocato dei danni oppure avrebbe provocato delle reazioni che non era possibile capire. Diciamo che come metodo per andare avanti mi sono dato delle priorità. La priorità in quel momento era quello di tutelare papà più di tutti. Ho deciso e mi sono preso la responsabilità di farlo ricoverare in ospedale. Papà è morto, diciamo così, poco dopo il ricovero. E è morto che era contagiato di Covid, ma ad oggi non so e non sappiamo. E per quanto mi riguarda, non è che cambi molto la sostanza delle cose, perché quando un affetto, una persona cara ti lascia che sia, se ne sia andata per un motivo o per l'altro, non è che cambia la situazione. La sostanza del fatto è che fisicamente non c'è più accanto a te, ecco questo. Ma rispetto alla vicenda di papà, diciamo che
l'amarezza è stata rispetto alla voglia di scoop di alcuni, anche di alcuni cittadini che hanno fatto delle riprese video. Qualcuno ha cercato anche di farci la cresta sopra, per quello che ho saputo, ha cercato anche di rivendere immagini a qualche parte. Le ha divulgate per un breve periodo queste immagini. Io ne sono entrato in possesso. Ma la vicenda che mi ha fatto più male qual è? È quella che papà è stato portato in ospedale per l'intervento dei vigili del fuoco. Perché io ho chiamato il 118. Il 118 prima di tutto non voleva ricoverare papà e io ho detto che non c'erano le condizioni. Io, diciamo così, ero sul balcone, mio cugino mi continuava a telefonare, dice entra dentro perché entra in casa, io stavo a casa mia, il balcone è casa mia e potevo stare a casa mia dal punto di vista, diciamo così, della legge, ma non mi voglio appellare a queste cose. Mi voglio appellare solo al buon senso delle persone che prima di dare dei giudizi dovrebbero tentare di immedesimarsi nell'altro, si chiama empatia ed è uno degli elementi che serve per convivere con civiltà. Dicevo che è venuta l'ambulanza 118, io non mi sono avvicinato, ho interloquito solo con il medico del 118 Covid, lui era logicamente completamente Bardato. bardato, io avevo la mascherina e mi tenevo a più di 2 metri di distanza, dicendo le patologie di papà, tutto quello che era successo. Lui riteneva di non doverlo ricoverare, io ho detto mio padre a casa non può stare. Alla fine lui si è convinto, solo che non aveva, cioè non era in grado l'equipaggio del 118 di scendere papà, cioè dal primo piano portarlo giù. Anche perché, per quello che ho capito, questa è un'idea che mi sono fatto io, non avevano una barella adatta. E in più, probabilmente, l'equipaggio del 118, a parte il medico che è salito a casa, forse non aveva la prestanza fisica per lo sforzo. Il medico del 118 ha chiamato un'altra ambulanza per farsi aiutare. Anche in questo caso, per quello che ho potuto capire, non c'era un'altra ambulanza disponibile. Questo medico alla fine ha chiamato i vigili del fuoco. I vigili del fuoco sono arrivati con una camionetta, con un'autoscala e con un'autocisterna. 8 persone. Se ne sono vestite due con la tenuta per quanto riguarda il rischio biologico. E sono salite a casa da papà. Di queste 2 persone, praticamente, una aveva mal di schiena, sempre per quello che ho potuto capire. Quindi a un certo punto hanno dovuto lasciare papà perché sennò l'avrebbero fatto cadere per le scale e l'hanno praticamente adagiato a terra sul terrazzo, per terra, sul pavimento, completamente nudo. Ho dovuto insistere io come un pazzo con la gente che mi guardava, io ero sempre sul mio balcone, di almeno coprirlo, dicendogli che lui comunque aveva flebo, la vena centrale presa ed era pericoloso quello che stavano facendo. E quello che mi è rimasto impresso è che qualcun altro diciamo così, dei vigili del fuoco, probabilmente faceva le riprese dell'intervento che stavano facendo per poi metterlo in archivio. Io non voglio neppure chiedermi se tutto ciò diciamo così, è da protocollo, da norma che si fanno questi interventi in questo modo. Lo dico solo affinché non debba mai capitare più a nessuno, ma veramente più a nessuno, di vivere ciò che ho vissuto io sulla mia pelle insieme alla mia famiglia. Che non debba mai più capitare a nessun cittadino, a nessuna persona di essere, diciamo così, di essere coinvolto in modo così, credo, indegno dell'essere umano, perché molto probabilmente in alcuni casi, anche quando si porta un animale al macello, ci sono casi in cui viene trattato, diciamo così, con più dignità. Io credo che in tutta questa vicenda quello che è venuto a mancare è proprio il rispetto per le persone. Non si è tenuto conto della dignità delle persone. Io credo che proprio per la fede, io sono un credente cattolico, praticante, impegnato nella mia comunità parrocchiale,
Credo che ogni essere umano abbia una dignità intrinseca, indipendentemente dal fatto che creda o non creda. Io credo che questa dignità non debba mai essere lesa. E quello che è capitato alla mia famiglia è stato proprio questo invece, cioè è stata lesa la nostra dignità di persone, ancor prima di cittadini, perché ognuno di noi prima di essere cittadino è una persona e ha il diritto, questo è l'unico vero diritto che ha, di essere trattato con dignità. È quello che non è accaduto a papà. Alla fine poi sono riusciti a portarlo giù. E l'hanno messo in ambulanza, io ancora fuori dal balcone, diciamo così, l'ho chiamato, però devo essere sincero, io in quel momento ho capito che sarebbe stata l'ultima volta che avrei visto mio padre, non solo da vivo, ma pure, diciamo così, non avrei avuto l'opportunità di essergli accanto nel momento più importante, dopo che tutti quanti noi, e soprattutto mia moglie, voglio dire, che ha fatto qualcosa di straordinario, mia madre naturalmente, diciamo siamo stati accanto a lui per 6 anni, nel momento più importante non è stato possibile, ecco. Io mi auguro che questa cosa non debba mai accadere a nessuno, e non lo auguro neppure a quelle persone che mi hanno fatto tantissimo male, che mi hanno fatto stare male e che hanno fatto stare male la mia famiglia, perché credo che non tutti possono sopportare quello che è accaduto. Ripeto, ma al di là della malattia, al di là anche, diciamo così, delle conseguenze sulla salute e sul fisico, ma ci tengo a sottolineare che cosa, Raffaella e Gianni, la dimensione della dignità della persona che non deve mai essere lesa, e credo che non si dovrebbe usare la cautela e la prudenza nell'esprimersi e nel dare giudizi trancianti quando non si sa. Ecco, la prudenza, oltre a essere una virtù evangelica, dovrebbe essere una virtù laica, secondo me, che dovrebbe avere poco a che fare con la fede. Di fronte a ciò che non si sa, bisogna cautelarsi, diciamo così, aspettiamo e vediamo qual è la situazione. Quindi papà non l'abbiamo visto più. Infatti Giovanni, scusami così, riprendi pure un attimo di fiato, perché non è semplice da parte tua raccontarti, di questo te ne siamo grati davvero, lo dico davvero con tanta sincerità, proprio perché cerchiamo in questo modo di fare la vera informazione, cioè quella di avvisare in un certo modo Raffaella, no? Una Dare testimonianza, una testimonianza testimonianza. di chi ha vissuto già purtroppo questa situazione e magari ci sono stati anche degli aspetti non proprio piacevoli. Ma nonostante ciò, Giovanni si è messo a disposizione della comunità. Questo insomma è da sottolineare perché più volte ho letto anche io dei suoi post su Facebook per insomma invogliare le persone che eventualmente i cittadini stessi di Agropoli ad avere informazioni dettagliate per quanto riguarda appunto questa malattia, tra virgolette, chiamiamola così. Ecco, Giovanni si è messo totalmente a disposizione e lo ribadiamo anche adesso in trasmissione, insomma, la tua disponibilità verso coloro che magari ne hanno bisogno. Sicuramente ci sono già tanti cittadini che si sono messi in contatto con Giovanni, hanno chiesto appunto delle informazioni dettagliate e Giovanni ovviamente ha dato il suo contributo, insomma, ha fatto la sua parte. Ecco, se vuoi continuare oppure No, guarda, andiamo poi. sotto l'aspetto della disponibilità, io invito anche voi a fare questa riflessione. Noi non dobbiamo far passare per eccezionale ciò che è la normalità. Nella normalità delle relazioni e delle comunità ci si tende la mano, ma è la normalità. Se noi dobbiamo far passare per eccezionale qualcosa che è normale, allora ci dobbiamo interrogare profondamente. Il fatto che io o qualcun altro si renda disponibile è la normalità, cioè l'eccezionalità è quella che ho subito io e tanti altri, perché non dobbiamo dimenticare per esempio ciò che ha subito la professoressa, non dobbiamo dimenticare quello che ha subito Alfonso e la sua famiglia,
non dobbiamo dimenticare, perché se effettivamente a parole diciamo che rispettiamo e partecipiamo al dolore delle persone, dobbiamo tramutarlo in gesti concreti. Il gesto concreto che può fare una qualsiasi persona è il ricordo, la memoria. Senza la memoria, cioè più è profondo il ricordo, più hai la capacità di affrontare il futuro. Noi viviamo in un completo oblio rispetto a determinate cose del nostro passato, come comunità locale e anche come comunità nazionale, io arrivo a dire come comunità umana, come consorzio umano, tendiamo spesso a dimenticare. E viviamo le cose in una successione talmente rapida che quello che è capitato ieri, no, viene, diciamo così, scavalcato immediatamente da quello che succede oggi, dimenticandoci che in quella cosa di ieri ci sono ancora delle persone. Quindi non facciamo passare per eccezionale ciò che è normale. Io ho fatto quello che qualsiasi persona normale avrebbe fatto al posto mio. C'è stata anche, io ho sentito poco tempo fa, una bellissima testimonianza del testimone che assistette all'omicidio del giudice Livatino. E colui che lo intervistava, se non ricordo chi era che lo intervistava, disse: ma lei si è mai pentito di quello che ha fatto? Non ha mai detto a se stesso e magari ai suoi familiari chi me l'ha fatto fare? E lui sosteneva proprio questo, cioè ha detto: in base alla mia formazione personale, all'educazione ricevuta in famiglia, rispetto a quello che io penso, per me è stato paradossalmente semplice, non avevo altra scelta che fare quello che ho fatto, cioè fare il mio dovere civico non interrogandomi in quel momento su quelle che potevano essere, diciamo così, le conseguenze. Quindi noi non dobbiamo far passare per eccezionale un comportamento che è normale. La solidarietà è un fatto normale, l'immedesimarsi negli altri è un fatto normale, non deve essere una cosa eccezionale. Questo ci tengo a sottolinearlo. Un altro aspetto che mi preme, insomma, mettere in evidenza, Giovanni, è anche quello che ci siamo più volte detti in diverse chiacchierate che abbiamo fatto, insomma, nelle settimane scorse, nei mesi scorsi. La tua convalescenza, insomma, ecco, dopo la negatività al tampone, che tra l'altro poi è avvenuta dopo circa 2 mesi, quindi se non erro... Diciamo che nel momento... Faccio solo un breve passo indietro. Nel momento in cui, diciamo così, all'epoca, non so adesso come capita, spero che sia cambiato, nel momento in cui all'epoca ti viene comunicato la positività, il dottore dell'ASL, praticamente il responsabile, tra le altre cose, persona squisita, gentilissima, sempre disponibile, ha risposto anche ai messaggi mandati in privato e cose del genere, però di fatto tu sei solo. Di fatto sei solo, perché i protocolli all'epoca, non so adesso, non prevedevano l'accesso a casa per una visita. Cioè un eventuale triage poteva avvenire solo per via telefonica. Tra le altre cose... Credo che sia lo stesso anche adesso, Giovanni. Tra le altre cose faccio molto presente che papà, prima di essere stato ricoverato a Sapri, è stato sottoposto al pre-triage Covid. E in ospedale, ripeto ancora una volta, è entrato solo lui, perché addirittura uscì un post di una signora in cui sosteneva, e anche un audio tra le altre cose, in cui si sosteneva che mia moglie fosse stata contagiata in ospedale a Sapri perché accudiva mio padre. Cioè, prima di dire certe cose, basterebbe fare un attimo mente locale e senza essere esperti, si potrebbe tranquillamente verificare che cosa? Che ancora oggi... E anche durante l'estate le persone estranee agli ammalati, anche i familiari, non potevano accedere. Addirittura era contingentato l'ingresso quando nasceva un bambino, cioè il papà poteva vedere quel bambino appena nato una volta. Ma figuriamoci se in piena, diciamo così, prima ondata consentivano a una persona estranea di stare accanto a un parente in ospedale. Quindi prima di parlare. No, pensate un attimino, perché poi è anche un'offesa alle vostre intelligenze, voglio dire. Fate mente locale e se bisogna dire qualche cosa si dica con fondamento. E questo volevo sottolineare. Comunque, diciamo così, no, io ho chiesto di essere visitato,
ho chiesto che fosse visitata mia moglie, allo stesso modo ho chiesto una visita per mio figlio e il medico non ha potuto far altro che dire: mi dispiace Giovanni, ma i protocolli non prevedono, diciamo così, questa cosa. E quindi tutto quello che è avvenuto per via telefonica. Tra altre cose, io e mia moglie ci siamo negativi. Una sera arrivò un messaggio bellissimo in cui ci veniva comunicato che ci eravamo negativizzati. Quindi immagino un pochettino, era la prima bella notizia, diciamo così, che ci veniva data, perché praticamente poi era pure morto papà nel frattempo. E mi arriva questo messaggio, quindi cominciamo a festeggiare, nel senso di dire finalmente, diciamo così, possiamo ricominciare almeno a stringerci la mano, ad abbracciarci e cose di questo genere. E dopodiché, dopo un po' di tempo, se non ricordo male, una mezz'ora così, mi arriva una telefonata in cui mi viene comunicato che mio figlio era ancora positivo perché c'era stato un errore di lettura, diciamo così, Dei nel dati. report dei dati. E quindi ci veniva addirittura chiesto di cambiare casa perché io e mia moglie eravamo negativi e mio figlio era positivo. Ma io con molta fermezza, insieme a mia moglie, abbiamo detto che assolutamente saremmo stati insieme a mio figlio e infatti ci siamo fatti di quarantena praticamente fino agli inizi di giugno. Un'altra cosa che tengo a precisare è un'altra. Noi ufficialmente abbiamo saputo di essere positivi. Quando dico ufficialmente, dico proprio una notifica, un documento scritto e firmato da qualcuno, cioè noi ufficialmente abbiamo ricevuto questa notifica nel momento in cui abbiamo richiesto i certificati in cui veniva attestato che noi eravamo negativi. Ma prima non ci è stato comunicato ufficialmente niente, solo per via telefonica. Anche in questo caso, non so se anche ora adesso funziona così, ecco. Questo Sì, ci sono ancora tanti lati oscuri, ecco, di quest'altra faccia della medaglia, Giovanni, che purtroppo vengono, ecco, alla luce giorno dopo giorno, bisogna dire purtroppo così. Siamo stati un po' tutti impreparati, sanità compresa, ecco, questo lo dobbiamo ammettere perché, insomma, abbiamo visto più volte che ci sono state delle discrepanze in varie categorie, settori, insomma, eccetera, eccetera. Adesso Giovanni Petrizzo, come si sente? Ecco, a distanza di mesi dopo esserti negativizzato dal Covid, come ti senti? Fai fatica, insomma, a continuare la vita che facevi prima, oppure è tutto come all'inizio, cioè no, prima del Covid? non è assolutamente tutto come prima, è cambiato praticamente moltissimo della nostra vita, sia dal punto di vista professionale, sia dal punto di vista, diciamo così, delle relazioni. Dal punto di vista delle relazioni è cambiato moltissimo in meglio. In realtà non è che è cambiato, noi abbiamo avuto come famiglia abbiamo avuto delle conferme, ecco. Sapevamo di essere una famiglia, diciamo così, unita, solida, in grado di affrontare, diciamo così, le intemperie normali, non le bombe d'acqua, diciamo così, che sono capitate. Però grazie a Dio ce l'abbiamo fatta, siamo rimasti effettivamente, anzi ci siamo riuniti ancora di più e questo è avvenuto naturalmente. Io quello che penso è che la dimensione della fede sia stato un grosso aiuto per noi. L'avere una comunità parrocchiale accanto, l'avere i sacerdoti, diciamo così, che ci sono stati accanto è stato un qualche cosa importante, perché almeno in quell'ambito non ci siamo sentiti esclusi e messi all'indice, diciamo così. La comunità ecclesiale e parrocchiale, tutte le parrocchie di Agropoli credo che abbiano dato prova di quanto siano prossimi, vicini alle persone, ma non solo a noi, perché il lavoro che hanno fatto è stato davvero straordinario. E tutti si sono, diciamo così, non hanno pensato, diciamo così, alla propria incolumità,
e si sono messi a disposizione dei vari sacerdoti per cercare di portare aiuto. E questo credo che debba essere riconosciuto. Per quanto riguarda invece l'aspetto professionale, è cambiato tutto. Dico solo che la mia azienda dava lavoro a 10 dipendenti e adesso ne sono rimasti due. Con le difficoltà che ci sono, il lavoro non è più come una volta, anche, diciamo così, io ho riaperto dopo 6 mesi. Ho riaperto la mia azienda dopo 6 mesi perché ho voluto fare una serie di, diciamo così, aggiornamenti, miglioramenti. Ho acquisito dei sistemi di sanificazione H24 di aree e superfici, tutta una serie di cose, ma soprattutto per noi, perché vogliamo lavorare tranquilli e sereni. Dal punto di vista, diciamo così, volendo fare una sintesi, dico sempre, spiritualmente mai stato meglio come in questi mesi, dal momento del contagio finora, psicologicamente e mentalmente ancora confuso, per certi versi storditi, fisicamente sto a pezzi, perché che se ne dica, le conseguenze ci sono. Non sono matematiche per tutti, e questa è un'altra dimensione di questo virus, no? Infatti è Che di questo che mi piacerebbe sembra quasi che questo virus approfondire. abbia la capacità di capire i punti deboli di ogni persona. Tanto è vero che io appena ho avuto l'opportunità, ho fatto una serie di indagini diagnostiche che mi hanno confermato che grazie al cielo dal punto di vista anatomico non ho alcun problema. Però resta che cosa? Una stanchezza straordinaria, cioè io la mia autonomia, diciamo così, è fino alle 11 del mattino, mezzogiorno, poi il pomeriggio sono stanchissimo, riesco a fare poco o niente. Diciamo così che se cammino per un tratto abbastanza lungo, dopo pochissimo mi devo fermare perché non ho più fiato. E poi soprattutto il pomeriggio e la sera, dolori muscolari forti, veramente, veramente forti. Inoltre, quello che abbiamo notato sia io che mia moglie, si è abbassata notevolmente la vista. Diciamo che gli occhiali prima io li usavo praticamente, come si usa a dire volgarmente, occhiali da riposo, cioè mentre stai leggendo mettiti gli occhiali così, diciamo così, Ci vedi meglio. ci vedi meglio e poi allontani il fisiologico decadimento della vista, no? Mentre invece adesso sia io che Monica, se non ci mettiamo gli occhiali non riusciamo a leggere, non riusciamo a scrivere, non riusciamo a lavorare al computer. Queste sono le cose. E dipende dal Covid, non dipende dal Covid. Questo noi non lo sappiamo. Rileviamo, diciamo così, mettiamo sul nostro diario solo questo dato oggettivo, sia per quanto riguarda me, sia per quanto riguarda Monica. Mentre invece Domenico, grazie a Dio, mio figlio, che è stata la persona che ha avuto più tamponi di tutti, cioè ha dovuto fare 8 tamponi per risultare negativo, è stato bene, completamente asintomatico prima e sta bene, grazie al cielo, adesso. Quindi così, però effettivamente almeno sul mio fisico gli acciacchi li sento, ecco. Tenendo presente anche che prima di questa vicenda io sopportavo anche 18-19 ore al giorno, diciamo così, di stare sveglio sia per il lavoro, sia per accudire papà, sia per preparare altre cose anche talvolta, diciamo così, per la parrocchia. E non ho mai risentito più di tanto, diciamo, di questo stress continuo, diciamo così, almeno a livello fisico. Adesso invece l'accusa è come? Qualcuno mi Giovanni, dice che l'età può anche essere, però. un'ultima domanda perché ti abbiamo insomma trattenuto davvero tanto per portare, come dicevo in apertura, una testimonianza a coloro che guarderanno insomma questo focus. I dottori, gli scienziati, i ricercatori, insomma, in tanti dicono che non si ci immunizza del tutto da questo virus. Tu hai paura di poterti contagiare nuovamente dal coronavirus? Tanti casi ci sono stati di un secondo contagio anche in Italia, ma anche nel mondo. Ecco, vorrei capire da te se hai paura di questo probabile contagio, eventualmente che, come dicevamo, siamo sotto il cielo e quindi
può capitare a chiunque. Ovviamente siamo più preparati rispetto all'inizio dell'emergenza coronavirus perché sappiamo molte più notizie, anche se il virus continua ad essere molto subdolo. Lo vediamo con gli asintomatici, come insomma sottolineavamo. Guarda, prima. Sul fatto che siamo molto più preparati ho più di una perplessità, soprattutto se guardo un pochettino in giro molte persone, diciamo così, che molto allegramente... Diciamo non preparati, pronti, forse mi sono espressa male, siamo un po' più pronti ad affrontare eventualmente... Vi fermo un attimo perché do la pubblicità in modo tale che i nostri telespettatori guardano anche i consigli per gli acquisti, per mantenere naturalmente... anche la nostra realtà televisiva. Ci rivedremo tra pochissimo sempre con Giovanni Petrizzo, Raffaella Giaccio per approfondire, ecco, quello che è l'argomento purtroppo del giorno, ovvero il coronavirus. A tra poco.